avrei ipotizzato di scrivere un testo sulla polisportiva rocchese, la squadra che è stata di mio padre, di mio fratello e di circa tre quarti del popolo maschile di Roccapiemonte. L'idea nasce a seguito di una chiacchierata col presidente della squadra, Carmine Pagano, che palesava la voglia e quasi la necessità di lasciare una traccia, visti i 50 anni della società sportiva. Da quel giorno sono state avviate le ricerche per reperire il materiale. Fotografie, documenti, cartellini, racconti. E questo libro non sarebbe stato possibile senza l'aiuto e la complicità di tanti che si sono letteralmente votati alla causa. Abbiamo svuotato cassetti, staccato le cornici dalle pareti, scomodato parenti ed amici dei protagonisti, fatti sforzi di memoria e compilato liste che potessero completare e far combaciare il mosaico di allenatori, dirigenti, calciatori che man mano si andava componendo. Abbiamo risvegliato il sacro furore agonistico delle vecchie glorie e gestito l'entusiasmo delle giovani promesse. Abbiamo detto e ridetto e raccontato mille volte quello che è accaduto. Abbiamo scatenato bonarie controverse in piazza e riallacciato solidi rapporti costruiti all'ombra di un'unica bandiera, quella della Rocchese. Questo racconto si affida alle menti di chi quegli attimi li ha vissuti, vivendo le emozioni di un'esultanza e l'amara delusione della sconfitta, di chi ha tifato fino a perdere la voce e di chi ci ha messo cuore e gambe su un campo di calcio. Il nostro viaggio parte dal 1964 ed arriva ai giorni nostri, a questo 2014 che vede la polisportiva rocchese festeggiare un compleanno speciale, il suo mezzo secolo di storia. Il momento in cui è sorta la Rocchese, per volontà anche degli stessi rocchesi, indicarono come direttore sportivo il professor Schiavò, che frequentando il bar Vittoria di Salerno avevano organizzato con alcuni ragazzi di Salerno a formare questa prima formazione. Noi le prime riunioni si facevano presso la sala consiliare del comune e lì è sorta la Rocchese. E noi tutti, c'era un entusiasmo notevole perché noi, venendo da Salerno, arrivati a Roccapiemonte, ci sentivamo un poco dei personaggi, dei protagonisti. Non è che una volta fatto allenamento ce ne tornavamo a casa, no, una volta fatto allenamento stavamo lì, in piazza. Tanto è vero che qualcuno, tipo un ragioniere Polichetti, dice no, dovete andare a casa, perché c'erano troppe ragazze intorno e quindi non volevo. Ogni tanto tentavo di fare qualche partitella con gli amici. E lui, mi ricordo, questa frase era proprio, diceva, non ci tentare, ti mancano proprio le attitudini fondamentali, il calcio non è per te. Come allenatore era severissimo perché pretendeva che i calciatori eseguissero alla perfezione ciò che lui praticamente dettava e interrogava negli spogliatoi. Ricordo sempre queste cose dove lui interrogava il calciatore dicendo il terzino in questo caso dove sta, cosa fa, come si muove. Che la tattica Polichetti era così diffusa, questa parola d'ordine chiamiamola, perché era legata a delle grandi soddisfazioni che papà dava alle squadre che allenava. E poi era superstizioso. Io ricordo che era così superstizioso che se prendevano una domenica il caffè a casa, puntualmente le domeniche successive, i calciatori prima di andare in campo praticamente passavano per casa per prendere il caffè. Erano praticamente dei riti. Ma là erano calci, tutte le partite, sangue, coccio, tutto era. Perché era difficile fermarla, veramente. Difficile, se non lo... Secondo me ogni partita, minimo 15-20 falli su di lui erano. Ma marcato proprio stretto, abbracciato, non marcato. E quando andavano negli spogliatori? Gli disse, stiamo andando negli spogliatori, dice, vedi che devo andare a bagno, non venite pure là. Sì, il primo incontro c'è stato al ristorante, alla Grotta di Caprantuono. E lì c'è stata la prima riunione dove si è aderito praticamente e come mio primo contributo regalai i distintivi della Rocchese. Nei primi mesi poi del 71 fui chiamato dagli allora responsabili della società, che erano ragioniere Cirillo, dottore Calabrese, Michele Palumbo, Adinolfi e ragioniere Polichetti. Con la polisportiva rocchese sono stato fino al, ho giocato fino a 38 anni, sono passati molti anni.
Comunque era molto bello vedere quando andava a giocare, vedere il pubblico sugli spalti, mi emozionava, sai, è molto significativo. L'unico divertimento era quello per noi. Segnavamo anche qualche gol, insomma, no, non troppo come un attaccante vero che gioca al centro, però i miei 11-12 gol all'anno l'ho fatto. Come è partita? È partita dal 64. Prima c'era la squadra Rocca Piemonte, però non si chiamava Rocchese, si chiamava Young Boys. Poi dalla Young Boys è nata un'altra società che si chiamava Primavera Rocchese e il presidente era Izzo. Poi nel 64 è stato l'inizio dell'era della Rocchese, proprio l'era della, si chiamava Polisportiva Rocchese, e la contessa, la Ravaschiri, ha regalato al comune di Rocca Piemonte, ha regalato il campo, e da allora la Rocchese è potuto nascere proprio perché avevamo la struttura, e il ragioniere Polichetti era il primo allenatore della Rocchese, giocava già a zona. E questa partita con il San Marzano è rimasta veramente nella storia della Rocchese? Niente, l'abbiamo preparata accuratamente, sapevamo delle nostre forze, sapevamo che incontravamo una squadra forte, sono andati molto determinati in campo, noi abbiamo vinto e gioivamo tutti quanti, però io alla fine ho pensato, perché è anche giusto dare la mano agli avversari in queste situazioni. Circa forse 10-12 anni fa, non ricordo benissimo il periodo, mi fu proposto dall'allora direttore sportivo Gino Miele questo doppio ruolo. Accettai volentieri perché comunque la piazza mi stimolava e riuscimmo a vincere subito il campionato. È uno sport molto seguito il calcio qui a Rocca e questo è molto stimolante per chi ci viene a lavorare. La mia vita calcistica non direi iniziata a Rocca, ma quasi. Niente, abbiamo iniziato nel 97-96 con l'aiuto di Gino Miele, che con la sua voglia, la sua tenacia di fare, mi costrinse, andò, vieni a giocare. Io il sabato, quando c'è la partita, comunque è in automatico andare al campo, oppure non giocando e stare con i ragazzi, perché comunque ti viene dal cuore quella cosa di presenza. Per me essere il capitano di una squadra significa rappresentare colui che trascina un gruppo e quindi in ogni circostanza cerca sempre di mettersi lui davanti a tutto e rappresentarli. Sono circa da 2 anni che indosso la fascia di capitano e ne vado molto fiero e orgoglioso. Credo che la Rocchese sia una delle poche squadre che in tutti questi 50 anni ha sempre partecipato a qualche campionato. Non è mai stata fuori, che sia stata di terza categoria, di prima categoria, quindi ha sempre partecipato. E quindi penso che sia stato anche un giusto riconoscimento anche chi negli anni precedenti ha permesso che questo accadesse. L'idea del libro è nata un po' così, volevamo fare una raccolta di foto, una mostra di fotografie, e alla fine dice invece di fare una mostra facciamo un libro che rimarrà anche dopo, insomma. In modo che quando festeggeremo i 100 anni ci sta già quello dei 50. Beh, i tifosi, che ci sta? Bisogna ringraziarli anche loro per l'apporto che ci hanno dato pure nei momenti di difficoltà. Praticamente ci seguono ovunque. In qualche partita che abbiamo giocato fuori casa, mi ricordo per esempio ad Agropoli, a un certo punto insomma, qualche tifoso, io stavo in panchina, uno dei giocatori del Real Agropoli ebbe a dire all'arbitro, dice arbitro guardate che siamo noi che giochiamo in casa, non loro, perché tanto era il tifo che a un certo punto sembrava che giocassimo noi in casa. We're